un'occasione di incontro e confronto per consentire una riflessione articolata sulle tematiche della pace e dell'integrazione, promuovendo e tutelando i diritti umani. È stato questo il tema del convegno Pace e diritti umani, organizzato dalla FIDAPA di Policoro, nella persona della sua presidente Maria Antonietta Moroso, che si è tenuto venerdì 7 febbraio presso la sala consiliare del comune di Policoro. Tra spunti di riflessione, emozioni e le testimonianze dei tanti ospiti intervenuti, la manifestazione si è conclusa con il rito dell'accensione delle candele, che ha posto l'accento sui problemi riguardanti la situazione femminile e la tutela dei diritti e delle opportunità delle donne. Monsignor Orofino, le religioni tutelano e si identificano nei diritti umani? Sicuramente, perché il senso religioso determina, definisce la vita dell'uomo, il cuore dell'uomo, nel senso che l'uomo per sua natura è religioso, e quando l'uomo è fedele alla sua natura e quindi corrisponde al suo cuore, l'uomo è portato a fare bene e quindi l'uomo è portato a difendere tutti quegli aspetti della propria vita che lo definiscono e lo qualificano. Dialogare, incontrarsi, relazionarsi, parlare, sono tutti aspetti di una vita che si comunica, cioè di una vita che è in movimento, di una vita che si costruisce. Chiudersi in se stessi bisogna evitare. Ecco perché la serata di oggi è proprio un evento bello, che tra l'altro mette al centro il ruolo delle donne, ma anche il valore della pace. Un incontro per ricordare ancora una volta quanto sono importanti le sinergie per tutelare i diritti umani e soprattutto quelli delle donne. È proprio così. Io esprimo il mio applauso alla presidente della sezione di Policoro, proprio perché ha saputo organizzare questa serata in maniera veramente egregia, in quanto il convegno sulla pace ben si addice a quella che è la cerimonia delle candele, il cui messaggio, il cui fulcro è proprio un messaggio di pace. Pace che è importante nei nostri giorni. Noi della FIDAPA siamo da tanti anni impegnate nel portare avanti il nostro messaggio di pace, ma è sempre bene ribadirlo e ricordarlo. Nella FIDAPA si lavora moltissimo con le scuole, molte delle socie sono insegnanti e quindi il tema della pace viene proposto anche con progetti molto proficui. E parlare di pace, organizzare una conferenza e nello stesso tempo inserire la nostra cerimonia è stata una scelta molto importante, proprio per far conoscere sempre più quelli che sono i nostri obiettivi, quella che è la nostra missione. A che punto siamo in Italia in tema di tutela dei diritti umani e soprattutto delle donne? Quali sono le azioni da dover porre in essere e soprattutto qual è l'impegno della FIDAPA? Siamo negli anni 20 del nuovo secolo. Il 2020 è un anno impegnativo per il governo e per noi anche associazione. Ricorre il 25° anniversario dell'adozione della piattaforma di Pechino e ricorre il 20° anno della risoluzione 1325 del 2000, donne, pace e conflitti, e 10 anni dalla fondazione di UWomen delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere. Quindi un anno impegnativo non soltanto a livello di governo riguardante l'impegno sulla difesa dei diritti umani e quindi per la pace, e tra questi primo tra tutti la violenza contro le donne, ma soprattutto un anno impegnativo per la nostra associazione. La nostra associazione compie 90 anni di impegno, un impegno storico a
difesa dei diritti delle donne e per affermare l'uguaglianza di genere. Sono tante ancora le differenze su cui bisogna riflettere, differenze a livello di cultura, a livello di inclusione sociale, di disparità salariale, di violenza soprattutto a tutto tondo, dalla violenza che si vive nell'ambito della scuola a violenza che si vive all'interno della famiglia. Noi dobbiamo combattere tutto ciò che rappresenta una violazione dei diritti umani. Si può combattere solo attraverso una responsabilità e la cultura. Noi come FIDAPA siamo in prima linea su questo campo e quest'anno ci saranno tante le manifestazioni su tutta l'Italia su questi temi.